Confitto testa o barca? Confitto. La barca è facilissima perché purtroppo diciamo non. Che è successo questa cosa della barca che hanno scoperto su questa rivista di nautica che tu vendi Icarus 2, come si chiama? Si chiama Icarus. Sì. 2 però, perché già in un'altra intervista che ti feci mi spiegasti che tu ogni tanto vendi la barca e ne compri un'altra. E in questo caso no. In questo perché... caso hai grosse difficoltà perché c'è la crisi. Chissà compra la barca tua. Non lo so, no, però per capire... io spero che siccome è famosa... Eccetera... Allora, c'è qua siamo a Ostia, insomma. Cioè, quindi c'è lui fatica a trovare un acquirente. Quindi vuoi dare delle specifiche? Stanno sulla rivista. Stanno sulla rivista, allora comprate la rivista di nautica, si riconosce che dal nome non c'è scritto Massimo D'Alema né in copertina. Dovete andare a pagina 200, c'è una cosa. Beh, certo, dove stanno gli avvisi? Dove c'è la società civile che vende le barche? C'è anche la sua, c'è lui che vende questa barchetta, questo cabinato, non capisco niente. Comunque, questa cosa. Dobbiamo, devo vendere la barca. Deve vendere la barca. Per una ragione normale, diciamo, siamo, che devi far cassa, siamo pieni di debiti. Perché, e qua c'è l'altro tema, hai preso una vigna invece. Sì. Ho messo su una piccola azienda. Per la famiglia, i figli. Titolari sono i miei figli. Ok, però convinto dalla moglie che si era stufato della barca a vela, tutte queste cose. Vuole andare sulla terra, no? Ma tu vedi che sofferenza io. Ma io che devo fare? Cioè, come io. No, io cioè, ma figurati, cioè. Io ho le cose mie, gli che sono voi, abbastanza certo. Normali, lo so, diciamo. Ma passato la barca vera, però tutti si impicciano degli affari miei e mi tocca. Sono poi abbastanza normali, cioè di uno che... Io prima, siccome ho passione per il mare, mio padre mi ha lasciato una casa in campagna, l'ho venduta e ho comprato la barca. Poi a un certo punto mia moglie ha detto basta, noi dobbiamo dare qualcosa ai nostri figli perché tu con la barca gli dà una barca, eccetera. Allora abbiamo preso questo pezzo di terra, eccetera, e però abbiamo fatto un mutuo e siccome sto mutuo è piuttosto oneroso, 1 milione di euro perché non c'avevamo i soldi per comprare questa cosa, trentennale, il rateo è alto, mia moglie ha detto bello bello, qui la barca non ci sta perché non ci abbiamo i soldi, quindi me la devo vendere. Cioè tutto questo è normale, non capisco perché mi devono rompere le scatole. Non lo so, ma questo... perché oltretutto è la testimonianza del fatto che io ho una vita assolutamente normale. Beh, certo. Insomma, Dio, non è che tutti ci vendiamo la barca. Ho capito, sono... una vita normale. No, ma molti lo fanno. Cioè, la vita normale di uno che è stato direttore del giornale, presidente del consiglio, mia moglie professore universitaria, cioè di una famiglia di borghesia che sta abbastanza bene, ma non diciamo che dispone di fondi illimitati. Si nota quello che c'è, sono tutte ferme. Tutte ferme, non va più, stanno peggio di te, c'è quindi, chi sta peggio di te. No, volevo sapere una cosa. Non capisco perché ti aiuta in fase, non lo so, guarda, è un brutto mondo. Ti aiuta in fase di contrattazione Tarantini che dice che a 20 anni stava in barca con te? Ma non è cioè vero. Tu dici questa barca è quella dove c'era Tarantini, vero, originale. Qua per, no, per dire, ti aiuto. Ma questa sono cosa. Balle totali, oltretutto quando Tarantini aveva 20 anni. Io credo che stavo da un'altra parte del mondo, diciamo, cioè non lo so, questo è un ballista totale, totale, siccome gli hanno detto i suoi sponsor, gli hanno detto tu devi dire che sei amico di D'Alema per cercare di creare dei problemi, e lui lo ha ripetuto. Però tu capisci che sta barca è una creatura mitologica, Tarantini si attacca addirittura alla barca per sparare le cazzate, certo. Ma quando Tarantini aveva 20 anni questa barca non esisteva proprio, siamo di fronte, cioè questo paese vive, cioè il sistema dell'informazione vive di scemenze a volte apocalittiche ed è deprimente, perché una delle ragioni del decadimento della vita pubblica è proprio questa, cioè il fatto che questo Tarantini addirittura ha detto ai magistrati no, ma io sono amico di D'Alema, anzi forse, io ho letto l'interrogatorio, forse abbiamo pure fatto una gita a New York insieme, credo, ha detto. Allora io, stato magistrato, ma non per curiosità, io ho detto scusi ma quando? Invece no. Vabbè, forse hanno deciso pure loro che era... hanno scritto e basta. E poi l'ho trovato sui giornali naturalmente. Bisogna avere molta pazienza, quindi... alla fine sarò risarcito anche di questo, diciamo, ci vorrà qualche anno.
Vabbè, quindi il passaggio successivo è vendere le famose scarpe, che quelle magari le vendi prima, per dire, sempre alla ricerca di soldi. E anche la storia del conflitto di interessi rientra nella stessa logica. Ora, la domanda che ti faccio, non ti voglio fare la domanda perché non hai risolto il conflitto di interessi, tu la tua risposta la dai, se convince, insomma, pari che tu sei stato uno di quelli che più di tutti si è battuto. Soprattutto io cito i fatti, perché io ti, una delle cose, questa leggenda normalmente parte da cioè il militante anti Dalemiano, che quello esiste, quindi Dalemiano non lo so, ma quello anti, ti dice sempre: tu per fare la bicamerale non hai fatto il conflitto di interesse. Non dovevi fare la bicamerale. E perché bisognava fare il conflitto di interesse. Ora, se uno sfoglia gli atti parlamentari, scopre che mentre c'era la bicamerale, nel marzo del 98, la Camera dei Deputati approvò la legge sul conflitto di interessi. Allora dice, allora, non è vero. Cioè, non è vero. La bicamerale non solo non ostacolò il dibattito, ma al contrario, mentre la bicamerale svolgeva i suoi lavori, per iniziativa del governo Prodi, il Parlamento approvò un testo di legge sul conflitto di interessi. Poi, quando la bicamerale fallì e andammo ad un conflitto, a quel punto la legge sul conflitto di interessi non è più riuscita a completare il suo iter. Cioè, ma perché la bicamerale fallì? La tesi secondo cui la bicamerale ha impedito di fare la legge sul conflitto di interessi è totalmente falsa ed è abbastanza singolare, andrebbe studiato questo fenomeno come una menzogna assoluta, che è sufficiente sfogliare gli atti parlamentari, perché di questo genere è diventato parte del patrimonio della di una nazione, no, di una nazione. Fortunatamente quasi. Di un pezzettino, diciamo. Non lo so. Un pezzettino, no, ma io, della nazione, a tal proposito, volevo, di un pezzettino volevo... della sinistra. E non è vero assolutamente nulla. E quando dopo la bicamerale è fallita perché Berlusconi non ha voluto fare le riforme costituzionali. Guarda un po'. No, cioè nel senso era pure... poteva essere prevedibile. Beh, una volta che non aveva previsto cosa doveva fare, scusami. Noi abbiamo provato a fare le riforme costituzionali in Parlamento e siccome la Costituzione prevede che le riforme si fanno con una maggioranza qualificata, cioè maggiore della maggioranza di governo, bisognava discutere con chi stava lì, cioè Berlusconi. Non è che ce l'avevo messo io Berlusconi in Parlamento, ce l'hanno mandato i cittadini italiani. Quindi... il problema vero qual è stato, vedi, e questo è il vero problema, non quello finto, quello vero. Il problema vero è stato che nel momento in cui Berlusconi faceva fallire le riforme, il centrosinistra avrebbe dovuto dire le riforme le facciamo noi e accusiamo Berlusconi di averle contrastate. Invece, siccome una parte del centrosinistra quelle riforme non le voleva, invece di accusare Berlusconi che le aveva impedito, hanno accusato me che avevo cercato di farle. E questo è il problema vero, capisci? E questo è il problema vero. Il problema vero, purtroppo, è che tra quelli che le riforme non le volevano per mille ragioni c'era anche una parte del centrosinistra. E guarda che quando l'unico provvedimento serio che è stato fatto contro il predominio televisivo di Berlusconi è stata la legge sulla par condicio, che infatti lui ce l'ha qui, no? Beh, un po' pure noi adesso, però. Ho capito, però è stato. No, lo so. È però... stato l'unica protezione. Quando io ho fatto quel provvedimento, fatto io quello, sempre che dicono che io. Che l'unico che ha fatto dei seri dispetti a Berlusconi sono stato io. Infatti, Berlusconi lo sa. Perché il paradosso di tutta quanta questa storia è che appunto mentre il fatto mi attacca perché dice che sono berlusconiano, il giornale Berlusconi mi attacca con gli stessi articoli del fatto, quindi c'è qualcosa che non torna in questa storia evidentemente. Quando io feci quel provvedimento, io ho in memoria viva dell'epoca, ci fu un'insurrezione di una larga parte del centro-sinistra che disse un provvedimento illiberale.
sì, sono gli stessi che dopo magari hanno detto che bisognava fare molto di più, cioè, le stesse persone. Ci vuole molta pazienza. Che la par condicio poi abbia fatto anche dei danni si può dire adesso, voglio dire. Soprattutto sotto le elezioni noi mediamente ci incazziamo un po' tutti perché c'è la par condicio e non si può discutere di politica. Ho capito, per esempio, no? Ma, non so se questo, diciamo, fosse l'intento tuo quando l'hai fatto, però è un effetto. Ma uno tuttavia è l'unica protezione rispetto al rischio che lui occupi tutte però le però lui se ne frega mediamente. Beh, fino a un certo punto. Perché tuttavia esiste un minimo di protezione, esiste. Dici, sei convinto ancora questa cosa? Sì, e tanto è vero che lui la vuole togliere. Uno dei suoi massimi obiettivi polemici è questa legge che lui dice illiberale, la vuole togliere.